Oggi vi voglio segnalare, adesso che ho tirato la vostra attenzione cliccando su questo video, possiamo incominciare. Allora, sono tipo le 11 di sera e mi stavo annoiando perché non c'ho niente da fare, nessuno in questo mondo mi caga. Quindi stavo pensando di parlare di una cosa, visto che io parlo sempre tanto, molto, di una cosa di cui avevo già parlato con una persona e avevo anche parlato prima con mia mamma di questo argomento e le aveva dato l'idea di fare questo video. E se avete cliccato questo video sapete già di cosa parlo, ovvero le ragazze senza il reggiseno. Allora, parliamone. Ne avevo parlato con un proprio ragazzo, no? Di questa cosa e avevamo la nostra, avevamo proprio un'idea in comune, tutte e due la pensavamo nello stesso modo, ovvero che la società ha predisposto, diciamo, il fatto che le ragazze debbano mettersi il reggiseno di principio. È diventata talmente una normalità mettersi il reggiseno che a chi non lo mette è una cosa strana, è una cosa diversa, viene considerata appunto diversa e quindi possono nascere delle critiche, ovvero le ragazze senza reggiseno sono volgari, oh mio Dio, sono volgarissime. E poi ci siamo anche messi a comunque parlare del fatto che sia una cosa dettata dalla società, quindi una cosa sbagliata, ma che comunque si fa e... Una cosa che si fa è il conformismo, il seguire la mafia, il seguire la massa, e quindi è un po'... è sbagliato, però comunque è una cosa che fanno tutti, cioè comunque è una cosa che faccio anche io. Però anche un'altra cosa che comunque ci ha lasciato, almeno a me ha lasciato un po' così, riflettendoci, parlandone appunto con questa persona, e che comunque, cioè che questo sia un discorso di cui proprio non parlare, cioè proprio che crea imbarazzo, che sia un tabù, diciamo. Crea imbarazzo parlare di questa cosa e comunque anche farla, cioè nel senso, nel mondo ci sono 3 miliardi di donne, di ragazze, ed è una cosa normale avere quelle cose lì, no? Cioè, e comunque la ragazza, la donna è formata così, cioè, non è che sia una cosa proprio così tanto strana, però nella società comunque l'essere proprio ragazzo, comunque ragazza, è imbarazzante. Forse è comunque normale a quest'età, nell'adolescenza, poi quando si cresce col pudore va, ciao, chi se ne frega, andiamo tutti per la strada, non importa. Quello che mi ha lasciato un po' stranita è che comunque c'è una cosa che penso anch'io, no? Che è una cosa assolutamente normale, ma che crea imbarazzo. Che poi alla fine non è niente di così. È semplicemente la società che ha dettato questa cosa, l'ha fatto lo fa una persona, l'ha fatto 3.000 altre persone, se tu non lo fai vieni considerato magari un po' volgare, magari con altri nominativi poco carini, solo perché non metti il reggiseno. Per esempio Chiara Ferragni è una figa della Madonna, ma non ha tette. C'era una tette quella ragazza, però è figa da far paura. E pubblica ogni giorno 3.000 foto del suo outfit of the day, dove lei è così, senza reggiseno. Sinceramente non c'è niente di cui vergognarsi o comunque preoccuparsi o qualsiasi cosa, perché è una cosa assolutamente normale, come per esempio il fatto di una youtuber qua in Italia che si chiama Rosalba, che io la trovo veramente una ragazza molto bella e tutti la criticano perché si trucca tanto. Ma che ti frega a te? Cioè, se io non mi trucco dici che dovrei truccarmi, che non mi prendo cura di me stessa. Se io mi trucco troppo dici, oh mio Dio, sei finto, oh mio Dio, sei falso, oh mio Dio, sei una bambola, oh mio Dio qui, oh mio Dio là. Oh, io capisco tutto, però c'è modo e modo per tutto. Però comunque, cioè, siamo magari solo su YouTube, magari siamo proprio in una società dove tutto viene criticato, cioè qualsiasi cosa tu faccia non va bene. Quindi a questo punto, se tu vuoi andare in giro con un corno sulla testa, fallo, fregatene di quello che potrebbe dire la gente e vivi. E fregatene davvero di quello che potrebbe dire la gente. Se domani ti vuoi vestire con una maglia a righe e pantaloni a pois, fallo, è uno stile un po' di pupù, però se vuoi farlo, fallo. Questo qui era il mio breve sfogo, diciamo, di questa sera, quello, il turbamento che avevo questa sera, che proprio ci pensavo tanto e volevo esprimerlo con voi, giusto per lasciare o mettere qualche video sul canale. Io quindi vi mando un grossissimo bacio e qua ci sono i miei social network, iscrivetevi, fate quello che volete, grazie per aver guardato questo video, grazie per avermi ascoltato e buonanotte se questo video lo state ascoltando di sera alle 23:19, oppure buongiorno, buon primo pomeriggio, non lo so, smetto di parlare e chiudo il video, quindi ciao.